parola. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea chiamata Nazaret a una vergine promessa sposa di un uomo della casa di Davide di nome Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando da lei disse: «Rallegrati piena di grazia, il Signore è con te». A queste parole ella fu molto turbata e si domandava che senso avesse un saluto come questo. L'angelo le disse: «Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ed ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande e verrà chiamato Figlio dell'Altissimo. Il Signore Dio gli darà il trono di Davide suo padre e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe, e il suo regno non avrà fine». Allora Maria disse all'angelo: «Come avverrà questo, poiché non conosco uomo?» Le rispose l'angelo: «Lo Spirito Santo scenderà su di te, e la potenza dell'Altissimo ti coprirà con la sua ombra. Perciò colui che nascerà sarà santo e sarà chiamato Figlio di Dio. Ed ecco, Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia ha concepito anch'essa un figlio. E questo è il sesto mese per lei che era detta sterile. Nulla è impossibile a Dio». Allora Maria disse: «Ecco la serva del Signore, avvenga per me secondo la tua parola». E l'angelo si allontanò da lei. Parola del Signore. Abbiamo ascoltato questo testo che ormai lo conosciamo a memoria, però l'abbiamo ascoltato anche all'Immacolata, quindi già da poco. E il problema con i testi che conosciamo è che diamo per scontati, no? Cioè, a chi sto usaccio? E quindi non l'ascolti poi alla fine, perché ed è difficile, come dire, riuscire a entrare e farti colpire in modo nuovo da qualcosa che già conosci, perché ti sei fatto già il preconcetto. Fate finta che non l'avete mai sentito e mo vedremo se riusciamo a spiegarlo. Intanto siamo nella quarta settimana, quindi, di Avvento, quindi siamo vicini ormai a Natale, un Natale silenzioso. Questo Natale si presenta come Dio comanda. Finalmente, mo si presenta come Dio comanda. Ah, veramente come Dio comanda. Niente luci, niente tamburelli, niente.
niente musiche, un po' vorremmo ascoltarlo, un zampugnaretto, facciamo le lacrime napoletane, un zampugnare che passasse, ci sarebbe pure, no? Poco andrebbe bene, di solito noi siamo così sovrappollati, bene, ce lo viviamo così. Dal nostro punto di vista come cristiani forse può essere anche una benedizione, o almeno prendiamola come una benedizione, tanto no? Ci conviene pure oltretutto. Quindi questo è, come dire, abbiamo ascoltato nell'avvicinamento a questo Natale, abbiamo ascoltato gli inviti di Giovanni Battista e poi questa domenica di Maria, che Maria è la realtà più prossima a quello che stiamo vivendo. Maria che è Maria di Nazareth e Maria che è la Maria che anche noi celebriamo qui tutti riuniti. Siamo Maria, siamo, come dire, siamo Chiesa, perché lei è simbolo della Chiesa e anche non è semplicemente una donna, è anche oltre una donna, è veramente il simbolo di colei che ha accolto Dio e lo ha dato al mondo, quindi che lo ha generato al mondo, e quindi è simbolo della Chiesa, è simbolo di ciascuno di noi, e ognuno di noi fa questo nella vita, o dovrebbe far questo, e adesso lo vediamo. Quindi è lei che adesso ci istruisce, e forse proprio a lei dobbiamo chiedere veramente una grazia particolare per entrare anche, diciamo, storicamente, concretamente adesso in questo testo, ma più in generale nella vita, perché sono le mamme che ti insegnano la vita, no? ti insegnano a camminare, a parlare, sono loro il riferimento nostro, coloro che hanno insegnato veramente la nostra vita, che l'hanno proprio, come dire, fecondata, resa quella che è, no? Sono le nostre mamme, e Maria nella Chiesa è la stessa cosa, difatti ce l'abbiamo anche proprio all'inizio della Chiesa, quando scende lo Spirito Santo, e lei evidentemente è colei che testimonia, che insegna e che spiega e che dice con la sua stessa presenza, non è che c'è bisogno che, no, come le nostre mamme, non è che ci hanno messo, diciamo, ti spiego come funzionano le cose, no, ma vivendo fianco a te, con te, piano piano, un po' tu hai guardato lei e hai imparato, un po' lei qualche volta ti ha spiegato, ti ha guardato da lontano, ha visto quando magari non facevi una cosa, ti sei avvicinata, ti ha raccontato, ti ha detto, no, qualche strillo te l'ha pure fatto, qualche pantofola l'ha lanciata, questo no, una santa pantofola non ha fatto mai male a nessuno, oltretutto le mamme non tengono mai la mira, non ti colgono, forse non è a caso, voglio dire, la pantofola ti poteva accirere, ma è proprio la mira sbagliata che hanno le mamme, no? È proprio Dio le ha fatte con la mira sbagliata, no? E quindi non colgono mai. Una santa scarpa di papà, no, che la ti coglie subito, ecco. Però diciamo, tutto ci sta nella vita, tutto ci sta da imparare da questa donna, tutto ci sta da imparare da Dio, tutto ci sta da imparare dal Vangelo, sia che il Vangelo viene e ti dice: beato tu, benedetto tu, il Signore è con te, ti voglio bene, ti amo, sia che ti dice: su, coraggio, adesso è ora, adesso ci dobbiamo muovere, adesso dobbiamo andare, eh? È la stessa mamma, no? Che ha sempre funzione materna nell'uno e nell'altro modo. Andiamo subito al testo. Allora, dobbiamo leggere questo testo come l'inizio della creazione nuova, cioè queste linee, Dio sta entrando nella storia un'altra volta, c'è entrato una volta, no? Nella prima lettura abbiamo letto che Davide voleva costruire la casa a Dio e Dio gli ha detto, tra l'altro questo è interessante perché il profeta ha detto sì sì, sì, una buona cosa, a me i profeti, capito, sono uomini, quindi ragionano, no, molto si fa tu palazzo da piazza manca a chiesa, ci sta la casa tua, ma la casa è Dio, ma la casa è così, poi tu esci di là, tu esci dal palazzo, la domenica te ne esci, poi vai andare a chiesa, fai belle cose, poi te ne torni un palazzo tuo. No, tu sei fatto un palazzo sbagliato, io non voglio essere questo, io non sono questo, io voglio stare a casa tua,
voglio entrare in casa tua, ma fai i coinquilini, non voglio che tu mi lasci a casa mia, poi tu te ne vai e fai il fatto tuo. No, l'abbiamo fatto per tanto tempo questo, sono stato a fianco a te, a Macisachella, ti ho fatto trionfare, ma hai fornuto. Ah, mo faccio io. Mo io mi preparo una casa, tu no, lievet amiez. Il profeta, che invece è uomo e ragiona con i ragionamenti umani, che non sono sbagliati, ma non sono quelli di Dio, non sono i pensieri di Dio. E qui una prima cosa, questo va sia a noi religiosi, ma anche a voi che avete, no? Si chiama discernimento, è una parolaccia. Passare le cose, no? Capire che cos'è che devi tenere nella vita e cosa non devi tenere. Il discernimento non si fa sul male, perché un male non le ha fa. Accirere una persona, non c'è bisogno di fare il discernimento, non lo devi fare, non lo fai. Il male ti fa male, il discernimento non è sul bene o sul male, no, il discernimento è sul bene. È veramente bene sta cosa. È veramente buono. È veramente mi fa bene sta cosa. Poi se vuoi fare proprio in alto, ma veramente questo Dio vuole a me? Cioè veramente questo è quello che Dio vuole della mia vita, da questo essere, dai miei figli, da questa situazione, da questa storia? E come dire, la difficoltà l'abbiamo perché ci sembra tutto bene. Cioè, ma non era buono che faceva una chiesa sto Davide? Dopo che aveva fatto tu cose. Cioè mica era una cosa. E il profeta ha detto sì, e come no, anzi fai come hai detto, perché questa è una bella cosa, eccetera. Perché gli uomini di chiesa così ragionano, no, tenimmi una casa, no? E Dio dice, ma no, la mia potenza non si manifesta che abbiamo fatto una chiesa, mica perché sta chiesa che io sono potente. Io sono potente perché dentro di te sto, quindi la casa mo, la devi far fare a me. L'abbiamo fatto una volta insieme? No, l'ho fatto io all'inizio. Tu me l'hai inguaiato, me l'hai rovinato. Ho fatto il paradiso e tu hai spurcato ogni cosa, hai devastato ogni cosa. Il mare me l'hai spurcato. Adesso rifaccio io. Noi ci aspetteremmo che cosa? Che Dio rifaccia le cose. L'illusione nostra, no? Che nella nostra vita dice, mo arriva Dio e hai già cagnato vita, hai già fatto una cosa, perché tu hai fatto tutto sbagliato nella mia vita. No, no e no. Dio restaura, ricostruisce e fa più bello di prima, ma quello che già c'è, perché lui c'è sempre stato. Siamo buone tutte, il tam in terra sta chiesa, ne facciamo un'altra, costa molto di meno, facciamo molto prima e forse la facciamo pure, ci facciamo un riscaldamento, così facciamo più comoda e più confortevole, ok? Avrà un problema solo, che questa dal 1600 sta qua e penso che ancora altri secoli starà qua. Noi la facciamo come il centro direzionale, tra 500 anni non so dove sta. Meno male che noi ci saremo per vederlo, vedi. Un cemento armato, chi lo sa. Ha fatto il coro ligneo, una panca che dal 1500 sta là e ancora ci mangia la coppa, ci sale di su e vai a vita il lampadino. Voglio vedere se accatti un mobile Ikea quanto ti dura. Eppure nuovo e pulito e bello e lineare e cosa. Ma che? Dio è presente nel mondo da sempre, da quando l'ha creato, anche se tu con le tue cose lo sporchi, lo interpreti, la sua presenza non si perde, quindi lui deve venire a riportare di nuovo la sua presenza, viene a restaurare nel senso più bello, più grande e più italiano di questa, amaricero, è più italiano di questa cosa, di riportare una cosa allo splendore, di riportarla, e Dio dice pure più bella di prima. Maria, più bella di Eva. Ma in Maria ci sta Eva, perché è figlia di questa terra, non è venuta, non è un extraterrestre. Non è venuta da Marte, no, è scesa pure lei dalla stessa stirpe, da Eva è discesa, però adesso lo Spirito Santo la sta trasformando, la sta trasfigurando, l'ha talmente trasfigurata che adesso è oltre Eva, più grande, più bella. Così sei tu. La pagina la devi leggere tu, per te.
Il problema nostro è che non leggiamo la pagina del Vangelo, non la leggiamo. Sì, ogni tanto forse lo pigliamo pure questo Vangelo, lo leggiamo, ma non entriamo, non è la nostra pagina, non è il nostro cibo. E guardate, non è una cosa bizzocca, perché noi tutto così facciamo. Noi leggiamo una cosa, ci facciamo un'idea e facciamo secondo quell'idea che abbiamo fatto. Molto semplice. Come vengono le cose a te? Come tu le fai? Come tu le capisci? Le leggi, le hai imparate, o qualcuno te l'ha detto, se non hai imparato a leggere, starecchia, ascolti, prendi e poi fai. E che cosa diventi? Quello che hai ascoltato, punto. Quello che ti hanno detto. Ma pensa nella tua vita, voglio dire, quando eri creatura che ti hanno detto tu sei scema, e te l'hai detto tu professore, e tu sei andato avanti nella vita a pensare che eri cretino perché non capivi. Ma tu ti sei fatto condizionare da una parola? Certo, certo. Quando sei stato per strada e tu non sei buono, perché non sapevi rubare come gli altri, perché non te la cavavi nella vita come gli altri, e tu vai ancora avanti pensando che non sei buono. E non sei buono anche per altre cose, non sei buono nella vita. Una parola, quella parola ti ha formato, quella parola ti ha segnato. Ma perché così funzionano gli uomini? Capite perché le chiamano, i giornali li chiamano informazioni. Non sono notizie che ti do così, sono informazioni, da già farmi una idea nella capa e poi tu ti ragioni come quello che dico io. E tu pigli tu un giornale e leggi, 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 leggi. Poi che cosa fai? Secondo l'ira che ti hanno messo dentro, secondo la rabbia che ti hanno messo dentro, secondo i pensieri che ti hanno messo dentro, rari che ti mettono pensieri buoni di costruzione che vanno nella direzione dell'amore verso di te e verso l'altro. Nessuno te li dice questi. Sono finti. A Natale, ti baci, perugino, sotto all'albero, un presepietto, basta, funziona adesso. Queste, quindi è una finta informazione che io te la devo dare, ma tu tanto sai che non è così, non è così, però facciamo finta adesso. Per fortuna mo tacciono, non ce lo dico, purtroppo parlano ancora di più queste televisioni, queste cose, e amplificano ancora di più la cretinaggine e la bugia. E noi viviamo in questo modo e sappiamo che tanto è una finzione, tanto poi passa Natale, giovedì 26, basta, è fornuto. A queste parole, noi diamo credito a queste parole, diamo retta a queste parole, diamo retta alle parole che dice Tizio, che dice Caio, che dice la mia vicina, che ha detto il mio cosa, ma anche i paroli che ti vuoi bene tu stai ascoltando, i paroli che ti vuoi male le hai ascoltate, le hai segnate tutte, quindi quelle di chi ti vuoi bene, ma quando vai, che capisci? Però intanto tu sei diventato quello che quella parola ti ha detto, non ci hai fatto caso, facci caso, facci caso. Tu diventi la parola che ascolti. Questo significa questa pagina. Questa donna ascolta un'altra parola, una parola strana, una parola diversa, una parola che fa paura, perché la parola fa paura, o no? Se non facesse paura, non stai ascoltando una parola, non stai ascoltando un altro che parla. Tremi o no? Quando ti metti di fronte a una persona e parli sul serio, tremi o no? Ma se una persona ti consegna la sua vita, ti dice mi è successo questo, si mette a piangere di fronte a te, ti dice qualcosa, tremi o no? O pensi che è scontato? Pensi, ah boh, che ste song? Perché tratti così le persone? Perché non entri in contatto con le persone? Perché non le ascolti? Ma se le ascolti profondamente, non ti stai fermo. Meno male che sto seduto sulla sedia. Meno male. Meno male che sono... saldo e fermo, se incontro veramente, è chiaro. E quindi questa donna, quando incontra la parola di Dio, ma è chiaro che trema, mica so cose, sì, tanto, no, perché ha capito, è entrata, ha capito quello che Dio vuole fare di lei, ha capito quello che Dio ha nella testa, ha capito quello che Dio gli sta dicendo e ha detto, ma possibile? E come a te, tu non lo pigli il Vangelo per un semplice fatto, perché hai paura che ti parli, non perché hai paura che non ti parli, hai paura che poi dopo, quando hai letto quella cosa, e poi mica puoi fare finta di niente,
o no? Se quello ti dice ti voglio bene, giri pagina, cioè, dice tanto può dice. Poi lo vedi che viene in croce per te, vabbè che tu dici tanto per dire, perdona loro che non sanno quello che fai, vabbè ma lui era Dio, ma lui era così, non lo stai ascoltando, non stai ascoltando, non ti sei messo incontro a un'altra persona, basta che gli dai poco poco di credito e diventi San Francesco, basta che gli dai poco poco di credito e diventi San Gaetano, cioè basta che poco poco gli dai retta a questa cosa e quello trasforma la tua vita. Ma stavolta la trasforma sull'immagine di Dio, non sull'immagine della parola di un'altra persona che quando buono buono è cretino come a te, è scemo come a te, è uomo come a te. Infatti nella Bibbia dice maledetto l'uomo che confida nell'uomo, certo, ma non perché dice noi, perché gli uomini siamo tutti uguali, io non so dove devi andare tu, non so che strade ha fa tu, che ne saci? Ma Dio sì. Questa parola qui sì, se dai retta a questa parola, tu diventi questa parola, ti trasparecchia e si ferma nella pancia, e nella pancia genera, e nella pancia diventa una cosa concreta, lo diremo, et verbum caro factum, è bellissimo, lo dici in latino, ma capite cosa, et verbum, cioè, la parola che si fa una cosa, si fa fatta, proprio come le parole che tu ascolti, quando una parola, quando io dico ti voglio bene e tu facci vre, diventa un fatto il bene che tu, se no che dici ti voglio bene, vabbè, parola. Ma quando la parola entra in me che te la dico ed è vera, e in te che l'ascolti e ci credi, oh, fa qualcosa, mi fa, mi costruisce, mi fa secondo quella parola. Questo significa questo testo, questa è la nuova creazione, Dio viene a casa tua, non ne hai tu in da casa sua, quindi ovunque stai, qualsiasi cosa stai facendo, lui viene, viene lì, tu basta che semplicemente ascolti, ti metti, leggi, dice padre ma io ho preso tante volte un Vangelo, voi sapete ricevere tante cose, io leggo e non capisco niente. Buono, se lo capivi vuol dire che era la tua portata, non le capì, perché se io lo capisco vuol dire che non è parola di Dio, è parola mia. Ma lasciate perdere che qui devo cercare di, no, di essermi impegnato a entrarci un pochino, ma è normale, certo. E tu le cose che non capisci che fai? E lasci sta, no, ti metti giù e dici no, perché non le sai capire? Se questa è parola, io parole capisco. Se questa è parola di Dio detta a me, perché non la dovrei capire io? C'è qualcosa che non va in me? Sono più scemo e ladro? Sono un figlio sbagliato di Dio? No. E allora io mi metto qua e prima o poi ha già capito questa cosa. E mi metto e leggo. Io ve lo dico sempre, pure leggetevelo. Vi leggete tanti libri, tante romanze. Un Vangelo è pure più breve. Stiamo facendo quello di Marco. 40 minuti a leggerlo piano piano e l'hai letto tutto quanto. E tu rileggi. E quando l'hai fornito, ora cominci. E piano piano, e piano piano. Intanto che cosa fa? Se tu leggi Repubblica, parli degli articoli di Repubblica, no. Se tu leggi tutto sport, parli solamente i Maradona, la Juventus, il Milan, il Napoli, dal Napoli va bene, se deve sempre parlare. Parli delle cose. Se leggi la parola di Dio cominci ad acquistare il linguaggio della parola di Dio, cominci a parlare di queste cose e questo è il primo momento, poi comincia e poi qualche volta mentre passi ti dice quello che hai fatto al più piccolo l'hai fatto a me e ti trovi in un creatura per strada e allora cominci a guardarla e dici ma forse non è un semplice creatura, forse questa è la presenza di Dio, forse questo è Dio che ci vuole dire qualcosa, forse è Dio che mi sta dicendo qualcosa a me, che cammini sempre con la testa in aria e cercare chissà cosa, invece sta molto più giù, sta molto più in basso, sta molto più... E allora lì comincia e ti si apre. E dici, ma allora forse non l'hai detto a caso. Ma fammi vedere, poi che cosa hai detto di più? Che cosa hai fatto? Capite il processo qual è? E tu piano piano, ascoltando questa parola, piano piano ti formi, formi le idee, la prima, perché siamo uomini, e poi queste idee si traducono in fatti nella tua vita, nella tua esistenza, cominciano a diventare delle cose. Come conclude un ottocentismo, diciamo, come conclude la cosa? Eccomi allora, è una cosa strana,
è una cosa difficile, non la capisco. Cioè, tante cose ho fatto nella vita che non capivo, posso pure fare questa, no? Ho fatto tante cose stupide nella mia vita che adesso capisco che erano stupide, allora ne capivo proprio. Forse adesso che ho da età di ragione potrei pure dar retta a una da cosa che mi costa, che faccio brutta figura con gli altri. Ma gli altri parlano della carta stampata, io parlo di una carta che è stata stampata 2000 anni fa. Se è ancora dura, forse quella è come la cattedrale, e invece la carta stampata è come il centro direzionale, scusatemi, come un cemento armato, volevo dire in questo senso qua, capito? Questa invece è preta, è pietra dell'esistenza, questa è pietra miliare, questa è costruzione che non crolla, che sta visti i terremoti, ha visto Vesuvio scoppiare, e sa quante ancora, quanti altri terremoti vedrà, quanti altri Vesuvi scoppieranno, e starà qua, e sarà testimone di questo. Quell'altra non vedrà niente, le parole che hanno detto per ci appiccicare, a che servono? Quanto dureranno? Quanto dureranno le nostre parole di odio? Quanto dureranno? Il tempo di una giornata che gira, il tempo di un sole che tramonta, il tempo di una vita che passa. E vuoi passare la vita presso a parole stupide e cretine? Quando qui hai Dio stesso che è venuto e ha parlato a te, che si è avvicinato a te per dirti qualche cosa, è una sola cosa che ti dice: ti voglio bene. Maria sussulta perché dice: ma come, un Dio si interessa a me? Io sono l'ultimo in stader. Rallegrati, tu sei la cosa più bella che io ho. E questo lo dice a ciascuno di voi, a ciascuna Maria di voi. E che cosa ti dice? Rallegrati, è un imperativo. Rallegrati. Allora, seconda regola di discernimento: volete sapere quando un bene è bene e che lo dovete fare? Se ti porta gioia, e se questa gioia è duratura, non una cosa che ti illudeva di farti felice e poi non ti fa felice, ma se ti porta gioia, rallegrati. E se questa gioia dura, al di là di sofferenze, dolori, questo non è, ma dura, persiste questo senso di pienezza, di gioia, di comunque la cosa buona, poi questo vuol dire che è la parola di Dio. Questa è parola di Dio, questo è il bene che Dio ti sta chiedendo, che devi fare. E allora che vuoi fare? Eccomi, sto a servizio di questa parola, sto a servizio di te. Meglio essere a servizio della Bibbia, della parola di Dio, non significa dai come i testimoni di Geova adesso che tu ad andare giù per le case, no, meglio essere a servizio a questa parola eterna, questa realtà che mi porta al bene, che mi costruisce, anziché perdere tanto tempo, no. Magari qualcuno di voi lo fa per mestiere e vabbè, la vita fa, che dovete leggere i giornali, dovete sapere tutte le notizie e cose, però, capito, per tante altre cose, perdita di tempo. La parola vera, quella che costruisce, quella che ti fa generare, quella che ti fa diventare Maria, ti fa dare Dio a questo mondo, ce l'hai. È il tuo Vangelo, che concretamente e fisicamente sta nella libreria a prendere polvere, e che vivamente sta nelle persone che ti stanno accanto, in chi ti dice che ti vuole bene, in chi ti dice che ti ama, e nelle persone che tu tendenzialmente ami. Quella è la dimora che Dio si è costruito, quella è la casa, quella è l'unica abitazione di Dio, le altre non esistono, non ci sono. La casa che Dio si è costruita sei tu, e quando gli dai retta fai casarelle di tutti quelli che stanno vicino a te, e fai convivenza, e fai Natale, e fai gioia, e fai festa, e fai finalmente Dio in noi e in mezzo a noi.